Un nuovo tracciato e 1 miliardo di euro per terminare la Fano Grosseto. Sala San Michele gremita di persone oggi tra autorità civili, militari e rappresentanti di categoria per la presentazione del progetto della strada dei due mari, illustrato per l'occasione dal viceministro alle infrastrutture e trasporti Riccardo Nencini insieme alla direzione di ANAS. Dopo diversi sopralluoghi e studi sull'intero itinerario si è passati dai 4 miliardi di euro inizialmente previsti per realizzare la grande incompiuta ad 1.800.000. Le previsioni per i tempi invece rimangono le stesse, sarà pronta entro il 2021. È la prima grande opera stradale che collega due mari, che collega l'Italia in orizzontale. Stiamo dando dei tempi precisi, oggi è una giornata importante perché abbiamo inaugurato da poco il terzo valico sulla Firenze-Bologna, vanno avanti i lavori di quadrilatero. I tempi di realizzazione certi della Fano Grosseto, l'Italia centrale diventerà uno snodo logistico importantissimo da qui a 4-5 anni. Il progetto della Fano Grosseto la scorsa estate ha rischiato di finire per sempre in un cassetto per seguire altre priorità. E se oggi siamo qui, ha detto Nencini, solo grazie agli amministratori locali che hanno continuato a battersi affinché l'opera non finisse nel dimenticatoio. A rivendicare questi meriti è anche il sindaco di Fano, Massimo Seri. Ci siamo subito adoperati come territorio. E devo ringraziare il viceministro che ha raccolto la sfida e l'ha riportata sul tavolo delle grandi discussioni. Ma la vera soddisfazione, la vera vittoria è il fatto che questa venga realizzata con risorse pubbliche. Quindi non si parlerà più di pedaggio, come giusto che sia. Come è stato fatto con le altre infrastrutture delle Marche. Come sindaco di Fano, grande soddisfazione perché penso di averci messo un contributo importante anche io. I lavori che saranno eseguiti da ANAS sono stati spiegati nel dettaglio dall'ingegnere Nicola Dinnella. C'è un importante progetto che sta in questo momento prendendo man mano strada nelle Marche, riguarda ovviamente il raddoppio della Galleria della Guinza, che è un'opera incompiuta che presto finiremo, anzi riprenderemo i lavori che sono lasciati da qualche anno un po', così faremo un importante intervento sulla parte di Fermignano di Urbania e la parte finale di interconnessione col tratto esistente dalla E78. Verranno realizzate 4 corsie da Grosseto fino alla E45 e 2 corsie dalla E45 fino a Fano. Soddisfatto per gli obiettivi raggiunti anche il vice segretario regionale del Partito Socialista Italiano Paolo Caporelli. Finalmente ce l'abbiamo fatta, grazie al nostro vice ministro, assessore e segretario nazionale del nostro partito. L'abbiamo fatta perché dopo anni e anni e anni di polemiche, di ripensamenti eccetera, siamo riusciti ad avvicinare i due mari. La Fano Grosseto è uno strumento di viabilità che cerca di ridurre la irraggiungibilità fanese, perché Fano all'interno della provincia di Pesaro, Urbino, è una città che rimane molto molto fuori, al di fuori, sia per quanto riguarda il traffico ferroviario e anche quello autostradale e stradale. È una questione che Fano sarà al centro dell'attenzione della provincia di Pesaro-Urbino.